piace ancora un altro gioco consigliato da FiftyFPS Gamer 97. Ed è un altro platform che però ha a cuore un pipistrello. Certo ne avete visti qualcuno, tipo Batman che è un uomo pipistrello, o forse Jersey Devil, che lui era più un demonio. Ma questo è un gioco un po' diverso, che potrà piacervi di sicuro, con un personaggio che è carismatico al punto giusto. Provate a dargli un'occhiata. 1993. La defunta Iguana Software aveva rilasciato su Mega Drive, poi successivamente su Super Nintendo, poi un po' di anni dopo su Game Boy Advance, un titolo che portava un personaggio nuovo nel mondo dei videogiochi ed è stato fatto soprattutto per fare concorrenza con Sonic. Si chiama Aero the Acrobat. La storia di questo gioco è molto semplice. Il nostro protagonista, Aero, un pipistrello, deve difendere il suo circo da un certo Edgar Hector, un clown maligno che lavora nello stesso circo dove lavora Aero e vuole semplicemente chiuderlo. Ovviamente. Ma a mettersi in mezzo a lui ci sarà anche il personaggio di Zero, The Kamikaze Squirrel, che non è altro che una sorta di sottoposto di Hector. Ma comunque bisogna dire che la storia è quasi non esiste, è soltanto un pretesto per portare un bel gioco sulla console Mega Drive. Ma vediamo invece più da vicino il titolo in sé. Beh, cominciamo ovviamente dall'aspetto visivo, ovvero la grafica, e dobbiamo dire che abbiamo ambientazioni che sono molto fantasiose, allo stesso tempo scure. Hanno una buona dose di colori, sono stati dosati anche molto bene per dare quel tono di ironico ma allo stesso tempo terroristico. E anche per quanto riguarda i personaggi, dal primo all'ultimo, sono molto originali, da tutti. Sono anche ottimamente animati. E bisogna dire che la Sunsoft, che ha pubblicato il gioco, ha fatto un ottimo lavoro. E bisogna dire che il personaggio di Aero the Acrobat è stato anche addirittura nominato come allora il miglior nuovo personaggio originale del 93. È già una bella cosa. Invece, per quanto riguarda la parte audio, dobbiamo dire che abbiamo molti effetti sonori che sono completamente nuovi e originali, dal primo all'ultimo, molto cartuneschi sono, e a dir la verità non è che stonano per niente su questo titolo, anzi, sono ben riprodotti. Stessa cosa anche per quanto riguarda le musiche di sottofondo, sono tutti temi ironici allo stesso tempo, ma anche oscuri e molto gotici. Però c'è una bella differenza tra le versioni per Super Nintendo e Mega Drive. Ma comunque del resto, bisogna dire che o per Super Nintendo o per Mega Drive, sono belle tutte le musiche, che sfruttano bene i chip audio di entrambe le console. Può ricordarvi un po' Super Mario o a volte anche Sonic, certo, ma ha una giocabilità tutta sua. Il nostro scopo non è semplicemente far scorrere il personaggio soltanto in orizzontale, ma anche in verticale, per cercare di trovare
oggetti che possono esserci utili per risolvere degli enigmi molto intricati. Il nostro personaggio deve svolgere determinati compiti, come oltrepassare dei cerchi, rimanere sopra delle piattaforme prima che svaniscano, salire su delle montagne russe, tante altre cose. Perché lui deve trovare dei portali che sono ben nascosti, che ci serviranno per farci arrivare alle missioni successive. E una particolarità che può fare il nostro personaggio, oltre a saltare, è anche quello di rimanere in volo premendo semplicemente il tasto C. Facendo così, lui certamente rimarrà in volo, ma è molto vulnerabile, e l'unico modo che ha per uccidere i suoi avversari è fare un salto e premere il tasto B, che ci servirà per farlo muovere come un trapano, e così ucciderà gli avversari. E vi garantisco che non per tutti è semplice ucciderli, a dir la verità, sono molto svegli, ci daranno parecchio filo da torcere, e tutto questo gioco si articola su ben 5 livelli. Sono pochi, è vero, ma sono abbastanza lunghi. Questo titolo venne considerato come uno dei migliori esponenti del genere dell'era 16-bit. Doveva arrivare anche per il Game Gear, ma non venne mai realizzata una conversione. E quindi esiste soltanto per Mega Drive, Super Nintendo, e nell'anno 2002 venne esportato anche su Game Boy Advance. E che cosa devo dire? Ve lo consiglio caldamente questo gioco, che è molto bello e divertente, ma se non lo volete prendere su supporto fisico c'è anche per Virtual Console del 23 luglio 2012, e si può provare a dargli un'occhiatina. Questo titolo non fu mica l'unico del genere, uscì un mese dopo l'uscita di questo titolo il suo seguito, sempre su Mega Drive, ma questa è un'altra storia. Vi aspetto alla prossima recensione, gente! Ciao! Si arriva Marsupilami.